Che caratteristiche hanno i movimenti? Che anomalia sono rispetto alla vita normale? Sapete qual è? La cosa strana è che i movimenti sorgono quando nessuno se li aspetta. È impossibile prevederlo. Sorgono nel posto in cui nessuno può sapere che sorgono. I movimenti sono una forza che cambia la società, è un cambiamento. Ed è un cambiamento proprio perché avviene secondo una logica, secondo dei principi, secondo delle regole che non sono quelle che valgono in questo momento. Quindi se voi prendete gli scienziati politici, i politici, come vanno le cose, cosa prevedete voi che succederà? La sbagliano sempre, perché il movimento viene proprio contro le loro aspettative. Proprio è un fenomeno che non segue il tipo di ragionamento che segue il politico o l'istituzione. Avete capito? Il politico manovra, il politico come qualunque persona fa dei calcoli razionali, allora facciamo un accordo, facciamo una convenzione, adesso facciamo questo, facciamo quest'altro e poi ci mettiamo insieme questi quattro gruppi, facciamo il congresso, ci dividiamo, fa una cosa come se fosse una società, perché gente di colpo, viceversa, proprio in questo, nei di colpi, ti viene fuori in un certo posto della gente che da fuori da matto, con degli ideali, con dei sogni, con tutto quello che voi volete, ed emerge dal niente una figura che nessuno conosceva. E il capo diventa quello lì, che tu non l'hai mai visto, mai ti sarebbe immaginato che fosse lui. Lenin non lo conosceva nessuno. Era un oscuro personaggio che stava in Svizzera. Hitler era un tale che nessuno conosceva, è un tale che non si sapeva neanche esisteva. Nessuno gli dava due lire. Dal punto di vista, lo stesso De Gaulle. De Gaulle era uno che era l'unico che si era opposto a fare la linea Maginot, ma l'avevano considerato un povero stupidotto. Ma come, dice, noi sì, siamo i grandi generali, sappiamo cosa fare, lui no. Invece no, invece avevano sbagliato tutti e lui sì. Ecco, questa imprevedibilità è una caratteristica. Però l'imprevedibilità, mentre è preceduta da una sorta, dai curiosi sommovimenti. Guardate che non sono le agitazioni, non immaginate che siano le agitazioni quelle che si... voi non vi confondere le agitazioni, gli scioperi, le grida, quei movimenti, no, quelle vengono dopo. I movimenti nascono da un mutamento dell'animo, anzi in genere hanno un aspetto gioioso, un aspetto festoso, un effetto di sono anche cattivi, ma un effetto festoso. Il 68 gli studenti a Parigi facevano: facciamo la guerra, non fate la guerra, facciamo l'amore, l'immaginazione del potere, se volete è un po' folle, una sorta di follia, ma però ha come caratteristica che dicono delle cose che tu non potevi immaginare. E quello stesso è accaduto, io dico, nel caso italiano. Prendiamo nel 68, il 68, quel periodo che è chiamato 68, ma se prendiamo un secondo periodo in cui la vita politica italiana è cambiata tra il 1989 e il 94. Perché è cambiata? Perché sono sorti veramente tre movimenti, o c'erano già, ma sono emersi improvvisamente. Voi pensate, uno la Lega Nord. Chi sapeva cos'era la Lega Nord? Chi sapeva chi era Bossi? Di colpo voi avete visto che un'enorme quantità di gente in nota ha costruito un movimento, ha eletto un capo carismatico che nessuno conosceva, ma che subito si è imposto per il suo linguaggio completamente nuovo, e la gente in genere li considera matti questi capi che emergono. Poi si vede che non sono matti, cioè, alcuni sì, ma dico, molti no, molti invece hanno una grande razionalità. La Lega no. Poi cosa succede? Mani pulite. Mani pulite, voi pensate che l'abbiano fatti i magistrati? Certo che l'hanno fatti i magistrati, ma tutta Milano è riempita a scritte: viva Di Pietro, aiutaci Di Pietro, il vero capo era Di Pietro. È un movimento popolare guidato da Di Pietro. E poi quando è finito Di Pietro, ricordate Segni, che ha fatto un movimento referendario, tutti votati il referendum di Segni, lui non ha saputo guidarlo. E alla fine è arrivato Berlusconi, chi si immaginava che quest'epoca sarebbe stata dominata da Berlusconi? La gente è rimasta così stupita, così sconcertata, che dicevano che era un partito, un momento di plastica, credeva che fosse uno scherzo. Guardate che i movimenti si presentano sempre in questo modo curioso, bizzarro, come il femminismo,
ma in realtà hanno una strana logica, è come se dentro nell'anima del popolo ci fossero tensioni che a un certo punto esplodono e danno un'indicazione. È l'imprevedibilità e il capo carismatico. Questo è lo specifico del movimento. Io continuo a parlarvi del grande tema dei movimenti, no? Ci siamo fatte diverse domande, adesso veniamo all'adesso. Vi ho detto, guardate, che fra il 1989 e il 94 il sistema politico italiano, si chiama la Prima Repubblica, è cambiata sotto la spinta di tre, diciamo per semplicità, movimenti, no? Uno è quello, la Lega, che ha come capo, cos'è un capo carismatico? È un capo che non viene eletto, viene riconosciuto, è un capo a cui vengono attribuite qualità straordinarie, non è detto che le abbia, ma il suo popolo lo ama, il suo popolo lo vuole. Pensate Bossi, l'ha avuto la malattia, la sua gente non l'ha abbandonato, perché per il capo carismatico non viene abbandonato dai suoi. Allora, c'è stato la Lega di Bossi, c'è stato Mani Pulite con un grande effetto, e ancora adesso, così la Lega, che era un movimento, è diventato un partito. Ma anche Mani Pulite non è un partito, Mani Pulite, ma l'Italia dei Valori, guidata da Di Pietro, è un partito. Il movimento diventa struttura, ve l'avevo detto all'inizio, no? Il movimento diventa istituzione. E anche Forza Italia è diventato a un certo punto un partito. Un partito chiamato di plastica, però un partito, insomma, che ha dominato e domina ancora la vita politica italiana. Da allora noi in Italia non abbiamo più avuto movimenti, no? Non abbiamo più avuto nessun movimento. Non pensate che le agitazioni sindacali, le manifestazioni, non sono movimenti. Vi ho detto che il movimento è una grande eruzione festosa, la gente lo fa per conto proprio, la gente si telefona, non c'è un'organizzazione centrale, nasce dal popolo l'organizzazione, emerge dal basso, spontaneamente l'organizzazione. Da allora non ci sono stati più movimenti. I partiti che sono stati fatti da allora, il Partito Democratico, è un partito costruito con la volontà, da degli accordi, poi sono fatti le primarie, ma resta un partito costruito con la volontà, da un accordo politico, da della gente razionale che si è messa ben intenzionata e che ha fatto un partito. Ma anche il Popolo della Libertà non è nato come movimento, è nato anche questo da un accordo fra soprattutto Forza Italia, Alleanza Nazionale, sì, c'è sempre il predellino, quello che voi volete, ma non è una cosa emersa come movimento spontaneo, con i suoi club, con le sue... No, no, è un accordo, e quindi, come tutti gli accordi, non ha la compattezza, no, di ciò che nasce da un movimento che crea un partito. Non so. A questo punto, quando la gente dice che il sistema politico, non sappiamo quando, fra un anno, fra 10 anni, io non voglio mettermi a parlare della politica italiana, cambierà, perché ci sono tante tensioni nel paese, ci sono dei problemi, perché c'è la recessione, perché c'è la gente che guadagna 1.000 euro al mese, eccetera, e ci sono degli imprenditori o dei finanzieri o delle banche che devastano l'economia e poi li sbattono in galera, non lo so. Perché ci sono delle sofferenze nel sistema sociale, politico, perché c'è l'immoralità, perché la gente ruba anche i cappelli, voglio dire, ruba anche in tasca ormai, perché non c'è più una morale pubblica, un'etica pure forte, perché per mille motivi questa tensione a un certo punto si manifesterà sul terreno politico. Ma come si manifesterà? Si manifesterà attraverso altri movimenti. E noi non sappiamo dove nascono, e non sappiamo chi saranno i capi. Molti politici di oggi, che hanno, si sono fatti un capitale politico molto accurato per essere pronti, no, per poi sai quando alla fine verrà il momento in cui è finito Berlusconi, è finito Tizio, Caio, che fuori, allora io andrò. Non è mica detto che siano loro, sapete. Anzi, è molto facile che assistano esterrefatti al nascere di persone che mai più avrebbero immaginato, ma che hanno un qualche cosa che interpreti il nuovo spirito dei tempi, capite? Non sto parlando adesso, parlo del futuro. Vengono fuori dal niente e saranno i veri protagonisti poi del cambiamento. Certo, ci sono politici molto abili che hanno una grande sensibilità, quindi no, poi continuano nel tempo.
Però molte persone, molti nel campo politico, sono convinti che perché hanno dei posti consolidati, che questi posti siano sicuri, perché hanno tante clientele, perché hanno messo via tanti soldi, perché hanno fatto... Non è vero, non è vero. In fondo, è questo, i politologi che fanno tutti i calcolini, voi sapete anche nei giornali, sbagliano, perché poi in fondo, alla fine sono le grandi emozioni collettive quelle che spingono la storia, come nella nostra vita. Sono i grandi amori quelli che decidono chi sposiamo e quello che facciamo. E non è un calcolo razionale, non è il bilancino del farmacista o del ragioniere. La vita è un tumulto molto più confuso, se volete anche molto più affascinante.